È domenica pomeriggio, fuori piove a dirotto e io mi annoio da morire. Allora, passando in cucina, ho trovato questo barattolo vuoto e mi sono messa in testa di riempirlo. Cosa ci vogliamo mettere dentro? Allora ho pensato a delle ciambelline al vino. Ne avete mai sentito parlare? Sono un prodotto tipico della tradizione delle osterie. Si preparano con il vino e, mi raccomando, il vino non deve essere di qualità. Vi sembra strano che su un canale di cucina qualcuno possa chiedere di preparare una ricetta con vino non di qualità? Tutto è possibile. Venite con me nella cucina di Scola la Pasta. Vediamo gli ingredienti che occorrono per queste ciambelline al vino. Il primo ingrediente sarà appunto il vino. Il vino può essere vino bianco o vino rosso. Io personalmente preferisco il vino bianco. Come vi dicevo, il vino non deve essere di qualità perché il vino di qualità è molto delicato e quindi poi le ciambelline non sanno di niente. Quindi il vino deve essere un vino casereccio, nei castelli romani se ne trova in abbondanza. Se non lo trovate, potete tranquillamente utilizzare il vino nel cartone. In questo caso ce lo consentiamo. Procediamo con gli ingredienti e andiamo avanti. Con l'olio ne ho messo un bicchiere scarso rispetto al vino, quindi una quantità un po' più bassa. In questo caso l'olio è olio di oliva extravergine di oliva di grande qualità. Qui è davvero importante perché conferisce davvero il sapore intenso nelle ciambelline. Un bicchiere di zucchero. E poi un piccolo segreto che non è nelle ricette ufficiali, ma che a me piace sempre mettere, che è un cucchiaino scarso di lievito, appena un po'. Serve per dare quella giusta croccantezza, fragranza alle ciambelline, fa la differenza. E poi la farina. Qui sulla farina ci sono delle leggende. Io prima di iniziare questo video mi sono consultata anche con le mie amiche cuoche. La ricetta delle ciambelline forse si trova anche in internet da qualche parte, ma la dose della farina non è mai ben chiara. Perché questa è una tipica ricetta che nelle famiglie si tramanda da madre a figlia, da nonna a figlia, da zia a nipote e ognuno la fa come vuole, ma soprattutto si fa a occhio. Fa parte di quelle ricette che si fanno a occhio, quindi io la so fare così. Per cui ho calcolato 3 bicchieri di farina, ma poi dovremo probabilmente aggiungerla, quindi le dosi le farò con voi. E oggi voglio fare con voi anche una cosa un po' diversa, e cioè queste ciambelline al vino aromatizzate con delle nocciole tostate. Siete pronti? Cominciamo ad impastare gli ingredienti. Normalmente quando si fanno delle preparazioni dove ci sono ingredienti solidi e ingredienti liquidi, si inizia sempre dalla parte solida. Pensiamo alla besciamella, pensiamo alla crema pasticcera, si mescolano prima le polveri e poi si aggiungono i liquidi. In questa preparazione io l'ho imparata così, ma non sono sicura che si faccia così. Vi ricordo che io non sono una professionista, ma sono anche una gran testarda, quindi se mi piace qualcosa mi metto lì e la faccio almeno 100 volte finché non viene estremamente buona. Beh, io vi garantisco che la faccio così e viene buonissima. Allora, cominciamo con la parte liquida. Quindi comincio a versare nella mia ciotola il vino, poi aggiungo l'olio. Che bel colore quest'olio! E poi lo zucchero. Li mescolo un pochino. No, lo zucchero un altro, non è venuto via tutto. Mescolo un pochino e comincio con la farina, prendo un cucchiaio. Bisogna mescolare bene, non avere fretta assolutamente. Questa prima parte la faremo con l'aiuto di una forchetta, di un mestolo, come volete voi. Poi passeremo ad impastare. Il consiglio è di mettere la farina un po' alla volta perché poi arriverà un punto in cui si addensa. E non si può tornare indietro, infatti l'impasto dovrà risultare morbido ma anche un po' appiccicoso, perché vedrete che per formare le ciambelline ci occorre una lavorabilità, quindi l'impasto morbido e un po' appiccicoso. Ok, adesso verso tutta la farina rimasta e vediamo così. Sembra ancora un po' troppo morbida, quindi io
aggiungerei un altro mezzo bicchiere. Aggiungiamo un altro mezzo bicchiere di farina, ma prima, visto che l'impasto è così morbido, procediamo ad inserire un cucchiaino scarso di lievito in polvere. Eccomi qui. Voilà. Mescoliamo un po'. E andiamo giù con l'altro mezzo bicchiere di farina. Quindi siamo a 3,5, eh? Segnate queste dosi. Sì, in effetti è un po' particolare questa cosa di non usare i grammi, però a me piace molto anche l'uso delle dosi alternative, tipo in cucchiai, come fanno molto spesso gli americani, o in bicchieri. Questo significa che anche se sei in vacanza e non hai la tua bilancia preferita, puoi fare sempre i dolci. Voi direte, ma perché in vacanza tu prepari i dolci? Sì, lo faccio. Faccio tante cose quando siamo in vacanza. Diciamo che i figli e il marito sono abituati un po' male. Allora, l'impasto sta venendo veramente molto bene, però devo passare all'operazione senza strumento e quindi impasto a mano. E faccio in modo che la farina scompaia completamente. Come dicevamo, l'impasto delle ciambelline deve essere morbido e appiccicoso. Ecco, da cosa capisco che la ciambellina verrà saporita? Perché in questo momento io, mentre sto impastando, sento l'odore del vino. Non lo berrei mai questo vino, ma è buonissimo perché una volta cotto va via quella vinosità tipica dei vini non buoni e resta però il sapore corposo. È quello che ci serve. Vedete com'è appiccicoso? Vedremo anche perché deve essere così appiccicoso. Bene. Non ci crederete, ma è pronto. Voilà. Intanto che l'impasto riposa un po', noi andiamo a tostare le nocciole in un pentolino a fuoco medio. Vieni con me. E le giriamo di tanto in tanto, avendo cura di non farle proprio abbrustolire. Dobbiamo arrivare al punto di cottura in cui sono un po' dorate, in cui vediamo che la pellicina si stacca. Quindi stiamo un pochino attenti, ci rivediamo tra poco. Si sente un profumino? Che buone! Le nocciole tostate sono una cosa meravigliosa. Io la uso spesso, diciamo, in alcune preparazioni particolari di che vi farò poi vedere. Insomma, oggi iniziamo soltanto con questa. Manca ancora un po', ci vuole qualche minuto. L'importante è non perderle di vista. Vedi che le pellicine si cominciano a staccare, questo vuol dire che si stanno un po' tostando. Che profumino! Nelle dosi si va sempre per eccesso. Se ne servono 40 grammi, mettetene 50. Se ne servono 50, mettetevi 60. Perché? Perché qualcuna bisogna assaggiarla per sentire se sono buone. Questa è un po' una regola generale in cucina. Abbondare con le dosi. Poi la faccio assaggiare anche a te, stai tranquillo. Wow, scotta un po', attenzione. Fammi sentire. Ci siamo quasi. In realtà basterebbe anche, perché poi comunque vanno in forno e cuociono ancora un po'. Però a noi serve proprio per riuscire a levare le pellicine. Aspettiamo ancora un po'. Allora, ci fermiamo qui perché ormai sono praticamente belle tostate, ma le dobbiamo far raffreddare perché poi, quando sono fredde, dovremo sfregarle fra le mani per togliere e rimuovere le pellicine. Andiamo a preparare le ciambelline, si comincia. Intanto il caminetto scoppietta, la legna si fa sentire. Cominciamo, ragazzi! Allora, prendiamo un po' di impasto, poco alla volta, e lo cominciamo a lavorare facendo dei lunghi fusi.
dello spessore che vogliamo. Possibilmente lo spessore deve essere uguale per tutta la teglia, onde evitare che una ciambellina si bruci di più e l'altra di meno. Ci siamo? Procedo. La passo nello zucchero e poi la porto nella sua teglia. Così. E continuo. Vi state chiedendo perché ho due piattini con lo zucchero? È presto detto. Lo vedrete tra poco. Intanto facciamo tutta una fila di ciambelline uguali, possibilmente, creando anche un po' di distanza nella teglia, perché è vero che c'è solo un cucchiaino di lievito, ma un pochino cresceranno, quindi per evitare che si attacchino l'una con l'altra gli diamo un po' di respiro. Questa è la versione tradizionale, io ne faccio tantissime, come vi dicevo, quando mi piace una cosa la provo in mille varianti finché non mi stanco, ma ancora non mi sono stancata. Quindi oltre allo zucchero normale possiamo provare anche con lo zucchero grezzo, lo zucchero di canna, che conferisce un gusto ancora più croccante. Oggi vi farò vedere la versione normale ma anche la versione con la cannella, che non a tutti piace, però a me piace tantissimo. Voilà. Prendo un cucchiaio e lo mescoliamo. Che profumino! È proprio un sapore antico. Questo va bene con il tè. E quindi procedo a preparare le ciambelline con la cannella. A chi piacciono le preparazioni tipicamente antiche, inglesi, dove ci sono quei sapori delicati tipo la cannella, questo piacerà senz'altro. È una interpretazione, la vera ciambellina al vino si fa solo con lo zucchero, però come dicevo a me piace provare e sperimentare. Vado! Si può anche abbondare un po' di più, io non esagero perché non a tutti piace tantissimo come a me e poi il rischio è che la cannella sia un po' troppo predominante. Voilà! Dicevo, l'impasto deve essere molto appiccicoso perché questo permette poi allo zucchero di decorazione di attaccarsi. Se vi sbagliate e mettete troppa farina, è perso. È impossibile ritornare indietro. E vi assicuro che il gusto è completamente diverso. Quindi alla fine è vero, è facilissimo, ma ci vuole un pochino di attenzione. Come in tutte le cose, soprattutto nelle preparazioni dei dolci. Questa come la faccio? Normale o con la cannella? Proseguo con la cannella. L'ultima ciambellina di questa prima teglia è pronta e quindi io vado in forno. Dovranno cuocere per circa mezz'ora a 160. Ci rivediamo tra poco. Vi ricordate le nocciole tostate? Andiamo a rimuovere le pellicine. Vieni con me. Basta sfregarle fra le mani una volta che sono fredde per rimuovere il più possibile quello che riusciamo, che è la parte un po' amara. Ecco, le tagliamo così un po' grossolanamente. Non polverizzate, infatti il mixer non è adatto, perché se si polverizzano finiscono per diventare una farina e poi alla fine il sapore si sente poco. Invece deve essere proprio buono. Quel gusto che si sente quando mordicchi la ciambellina, si sente anche il sapore della nocciola. Bene, è il momento di mescolare a quest'altro impasto le nostre nocciole tritate.
Ed ora si ricomincia. E adesso procediamo con le nocciole. Andiamo a stendere un cordolo di impasto con le nocciole. È un po' più difficile perché tende a sfaldarsi, quindi ci dovremo muovere con un po' più di cautela. E probabilmente non riusciremo a farle neanche troppo fine. Ma il bello di questa preparazione è proprio che è una preparazione rustica. Quindi le ciambelline devono essere anche diverse, anche se non sono bellissime, se non sono perfette. È sicuramente meglio ed ha proprio l'idea dell'artigianalità di questo prodotto. Pronti? La prima infornata? Che belline, tutte dorate! Seconda infornata, le ciambelline con le nocciole. Missione compiuta! Una domenica diversa, io con le mie ciambelline e con voi che siete i miei amici, ma anche con il mio cameraman. Non dimenticatevi di iscrivervi se vi sarà piaciuto questo video, ma anche di cliccare sulla campanella, soprattutto se deciderete di provare questa mia ricetta delle ciambelline. Questa è Scola la pasta di Italian Way of Making Food.